Sanità, occupazione, rilancio economico, ma soprattutto l'autonomia differenziata e il dimensionamento scolastico. Questi temi caldi che entrano nell'agenda politica del Partito Democratico e che il presidente PD e governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha messo al centro del suo intenso weekend abruzzese. Prima a Lanciano e Vasto, poi la tappa a Pescara. Qui, nel piazzale antistante, la scuola media Foscolo di Via Einaudi, insieme al candidato governatore Luciano D'Amico, ha definito il DDL Calderoli e la riforma delle dirigenze scolastiche come provvedimenti sconclusionati del governo a danno delle aree interne che oggi per Bonaccini non vengono difese dal centrodestra alla guida della regione Abruzzo. Io ho avuto una discussione col ministro Valditara per tutto il tema del dimensionamento scolastico, dove avevo offerto per la mia regione al ministro una mediazione portandogli la condivisione di tutte le province, nonostante da un punto di vista cinico politico avremmo potuto far fare e protestare. L'ha rifiutata, se non che dopo pochi giorni, senza dirci nulla, il suo governo e la sua maggioranza l'hanno costretto a un fuggi-fuggi generale rispetto alle previsioni. Ma c'è un provvedimento sconclusionato, perché noi avremmo bisogno di aumentare i presidi nelle aree interne, e l'Abruzzo è una grande area interna. E invece quello che questo dimensionamento, in parte rivisto, ridotto, non si capisce fino in fondo cosa succederà, farà sì che nelle aree interne rischiamo di avere oggi accorpamenti, ma poi in futuro rischieranno di essere chiusure di classi o di scuole, e il rischio di classi pollaio nelle città, che è il contrario di quello che la qualità della didattica e dell'apprendimento dovrebbe garantirci. E ancora una volta mi pare che da questa regione non si sia levato un solo, non dico grido di allarme, ma almeno di richiesta di discussione e condivisione, esattamente come la sanità pubblica. La stanno demolendo, ci se ne rende conto, ma si ha paura di disturbare il manovratore. E poi l'endorsement ad Amico, uomo capace per Bonaccini di dare una svolta alla regione con una coalizione ampia. Il nostro programma è radicalmente diverso da quello del centrodestra. Puntiamo a fare in modo che le norme nazionali prendano in considerazione le situazioni di criticità. Tra le prime azioni che intraprenderemo non appena saremo al governo, ci sarà, assieme al ritiro dell'adesione al progetto dell'autonomia differenziata, la revisione del dimensionamento scolastico, ha detto invece D'Amico. Per incentivare la natalità e quindi per arrivare a far sì che non ci siano più problemi di razionalizzazione degli istituti scolastici è necessario che anche la Regione attui una politica di sostegno, una politica di sostegno sociale, di sostegno ai giovani genitori che vogliono in qualche modo mettere al mondo dei bambini, dei nuovi abruzzesi, dei giovani abruzzesi che possano poi andare a scuola. Grazie a voi.